8 marzo, giornata internazionale della donna, un appuntamento dedicato alla figura femminile in tutte le sue declinazioni. Un giorno di festa dunque per ricordare da un lato le conquiste femminili, sociali, economiche e politiche, ma anche per riflettere su quanto ancora ci sia da fare, dalle disuguaglianze sul posto di lavoro alla tanto agognata parità salariale, dalle discriminazioni alla violenza di genere. C'è bisogno di lavorare tanto ancora, la parità non c'è, basta pensare che una donna che viene impiegata non ha lo stesso risultato economico di un uomo, quindi già quello la dice lunga. In tutti i lavori, nella politica, nel commercio, qualsiasi settore sia, devono faticare 3 volte tanto degli uomini, anche perché ancora purtroppo c'è una visione molto maschilista in cui le donne capaci sono sempre tenute un po' in disparte per timore e vengono sempre etichettate male se riescono a fare. Non credo ci sia bisogno di quote rosa o modi per affermare una parità che in realtà secondo me ci siamo guadagnate. Ecco, questa parità di genere di cui si parla tanto l'abbiamo raggiunta oggi? In tutti i campi siamo onerate di più perché oltre il lavoro abbiamo anche la famiglia e quindi purtroppo ci dobbiamo dare parecchio più da fare. Diciamo è una parità al contrario. Io lavoro in ambiente universitario, se io vedo i miei colleghi ordinari sono quasi tutti uomini, però si parla di gente che ha fatto carriera 20-30 anni fa. Adesso se vedo le mie colleghe più o meno coetanee con me, non dico che siamo il 50%, però c'è una buona quota rosa, quindi assolutamente secondo me la parità dei generi la stiamo raggiungendo. Abbiamo dovuto fare un po' di fatica. Pensavo meglio, io sto invecchiando ma cambia poco. Si parla tanto di parità di genere, ma insomma ci siamo arrivati? No, assolutamente no, soprattutto in questione del lavoro che noi donne cioè, non abbiamo tutta questa possibilità di lavorare, perché possiamo avere i figli, però questo per aziende è una difficoltà.